Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati, per raccontarvi delle lacrime di Padre Pio. Quante lacrime ha versato Padre Pio nella sua vita, per i suoi figli spirituali, per i suoi confratelli, per i suoi amici, e quante per lui. Ecco, Padre Michele Placentino ci racconta che una sera trovò Padre Pio nella sua stanza che piangeva, addirittura singhiozzava, e gli domandò il motivo, e Padre Pio gli rispose: io sono una carogna perché ricordo di aver detto una bugia quando ero piccolo e ancora oggi sento il dispiacere. Un giorno, come sempre, siamo nei primi anni della permanenza di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, c'era tanta gente che attendeva, e lo racconta Padre Paolino da Casa Calenda, attendeva, ecco, al di là del muro del convento per un saluto dalla sua finestra. E Padre Pio era nella sua stanza, non si affacciò. Padre Paolino entra nella sua stanza e dice: Piuccio, ma perché non ti affacci? Vedi che c'è gente che ti chiama. E Padre Pio piangeva, singhiozzava. Diceva: ma perché piangi? Ma che cosa ti è successo? Padre, disse Padre Pio al padre guardiano, ma non ti rendi conto che questa gente, anziché andare a salutare il padrone, vanno dal garzone? Ecco, un'altra occasione fu quella che raccontò Padre Gaetano da Ischia. Racconta che un giorno, confessando Padre Pio, il discorso cadde sul peccato di Adamo e Padre Pio cominciò a piangere. Piangeva, tanto è vero che Padre Gaetano cercò di calmarlo, disse: ma padre, non l'ha fatto lei quel peccato? E poi Padre Pio rispose: ma l'avrei fatto anch'io. E ancora il dottor Lotti trovò Padre Pio nella sua stanza che piangeva, singhiozzava. Il dottor Lotti gli chiese: ma perché piange padre? Sto piangendo al pensiero che io dovrò presentarmi dinanzi a Dio. Poi, andando verso la finestra, la aprì. Ecco, prima non vedevi tanta polvere su questo tavolo, ma adesso sì. Io non mi preoccupo degli sbagli che conosco, ma di quelli che il Signore mi presenterà dinanzi. L'ultimo episodio ce lo racconta Padre Pellegrino Funicelli, che ha un po' raccolto l'ultimo tratto di vita di Padre Pio da Pietrelcina. Infatti lui racconta che quando Padre Pio si preparava per la confessione, invocava la Madonna e piangeva. E racconta ancora che lui ha versato così tante lacrime che solo con esse, scrive Padre Pellegrino, e scrive: questa è una mia opinione, egli avrebbe potuto cancellare tutti i suoi peccati e quelli degli altri.